Moreno, buongiorno o buonasera, dipende Dottore, di quando ci vedranno? e quando ci vedranno, ovviamente. Questa volta non è una live, quindi Giustamente. ciao a tutti. Konnichiwa. Allora, Konnichiwa, Ecco. esatto. Ci ritroviamo di nuovo, io e Moreno, dopo la live che abbiamo fatto il mese scorso, una live che è Yes. piaciuta, noi ci siamo divertiti, vero Moreno? Sì, io mi sono E divertito quindi tantissimo, tanto tanto. ok, e da lì è nata questa partnership, diciamo, tra Into the 4K e Dr. Loomis Channel. E Yeah. quindi in questo video vorremmo, come argomento del video di oggi, parlare del cinema di John Carpenter, quindi il grande John Carpenter che quest'anno ha compiuto 30, 73 anni, scusate, 30 è un po' troppi pochi, 73 anni, quindi leggermente in Anche se ritardo sempre un partiamo così. ragazzino, è sempre un Proprio. ragazzino. E anzi, dalle ultime Niente. foto che ho visto, si è fatto il pizzetto, sembra il cinese di Grosso Guaio a Chinatown. Ah Gli sì? sta iniziando a somigliargli, è proprio impressionante. In versione in bianco, diciamo. Sì. Se mantiene bene, diciamo, la sua età, anche Sì, se sì. spiacevolmente ultimamente lo vediamo poco a livello di film ormai. Diciamo che con Hollywood c'è un po' d'allergia con la nuova Hollywood. E anche Hollywood non gli vuole dare questi, quindi È uno vero. più uno, basta. Dopo The Ma è War sempre ha stato così, finito. purtroppo, no? Sì. Ma poi John Carpenter è stato anche abbastanza, dal mio punto di vista, un po' sfigato, perché appena faceva il film che incassava quel pochino di più per ricevere un po' più di attenzioni, gli davano un po' più di libertà. Esempio, La Cosa, dopo Halloween, bah, boh. Gambe Vabbè, segate subito. è stato Starman, bam. criticatissimo, sì. Sì. Meno male. Spiacevole, Meno peccato, male che davvero un esiste. peccato. Meno male che esiste. Meno male. Sì, è vero. No, anche diciamo, il film magari meno bello, a me è piaciuto, cioè, c'è sempre qualcosa di bello nei film di Sì, sì, Carpenter, cioè sì, trovi sì, sempre sì, sì, sì. Vabbè, quella scena che dici è un film di Carpenter, la questo sua a regia, differenza di cioè, altri registi. le sue immagini, i suoi movimenti un po' statici, cioè, è il E in suo più stile. c'è la musica di John Carpenter, quindi è impossibile non notare Assolutamente, certe scene. E assolutamente. appunto. Allora, diciamo che la filmografia, innanzitutto sto iniziando un po' a presentare io, giusto perché Moreno mi ha concesso gli onori di casa, per questo Ma primo video. prego, ma prego. Io ho pensato, allora, dato che la filmografia è bella lunga, la ripercorriamo un po' tutta, però, diciamo, poi ci soffermiamo sui titoli più che vogliamo di più, diciamo, vediamo da uno a uno. Il primo film diretto da John Carpenter nel 1974 era Dark Star. Dark Star. Io l'ho visto tantissimi anni fa, non so tu, Moreno, quando è che Io l'hai l'ho visto? visto a pezzi e forse non era neanche la versione, perché sai che c'è due versioni, se ricordo bene. Non ho Sì? ripassato, è tutto memoria Sì. Alzheimer, che è nato come un progetto universitario di Carpenter, poi dopo presentandolo gli hanno dato un po' Esatto, più di budget per esatto, aumentare un po' di scene del film. Io non so, esatto. è tanti anni fa, no, non ho mai E comprato e mi manca. no, io anch'io l'ho visto tantissimi anni fa. Ricordo che ha lavorato insieme a Dan O'Bannon, se non sbaglio, che è lo sceneggiatore di Alien. Hanno Oh yes, lavorato, oh yes. studiavano insieme, per quanto mi ricordo, che poi ha fatto anche Il ritorno dei morti viventi. Esattamente. Comunque era un film, sicuramente il budget era quello che era. Comunque già lì si vedeva certi tocchi in stile 2001 di Odissea allo spazio, tutto il Sì, film infatti era ambientato in una parodia alla un'astronave. fine, era un po' una parodia di 2001, più o Esatto. meno. Io ricordo solo l'alieno che vedevi che era una palla gonfiata, quella da mare, no? Tutta colorata, Vabbè. cioè lo vedevi proprio. Però chi se ne frega, se c'è la fantasia, hai pochi soldi, chi se ne È frega, vero. crea qualcosa. Vedi No, è Evil vero, è Dead, vero. pochi soldi, boom. Esatto. O Giorgia Romero con Infatti. come si chiamava il film? Non viene più in mente. Return of the Living Dead. No, No, La notte dei morti viventi. La notte dei morti viventi. Non mi La usciva il notte dei titolo. morti viventi. Classico, ma chiaro. Mentre se andiamo già sul prossimo titolo, qui il budget è leggermente un pochino di più, sale un pochino Già. e ne esce fuori Distretto 13, che era il Che io ho 76, visto quindi un paio d'anni dopo. da piccolo.
Questo qua l'ho visto da piccolo, cioè da piccolo, avevo appena iniziato con i film in VHS e sinceramente me lo ricordo poco, però me lo ricordo perché ho visto il remake, che Ok. bestemmione, bestemmione, però Beh, non sì. era assolutamente male il remake, teneva Sì. incollati dall'inizio alla fine. Quello è vero, no, Quindi. ti intrattiene sicuramente, l'ho visto di recente anch'io, però chiaramente poi se hai visto anche l'originale, Sì, le infatti. musiche e tutto, è tutt'altra cosa. C'è quella scena che mi colpisce sempre, quella iniziale della bambina che viene, vabbè, dopo 45 anni non penso sia più uno spoiler, comunque. Spoiler! Attenzione, la bambina comunque che viene uccisa da quei malviventi quando va a prendere il gelato, Che erano in è una macchina, scena no? comunque che... Che erano in Com'è? macchina, i malviventi, non mi ricordo più, sai. Sì, dovevano Ok. andare lì dal gelataio ad ucciderlo, non mi ricordo bene. E poi la bambina si trovava lì per chiedere il gelato e... Ok. Voleva un gusto Ucciso. in più, andata. Un pistacchio voleva. E niente, poi proseguiamo e poi arriviamo al 78 con Halloween, il Il film dei temore. film, diciamo, di lo slasher per antonomasia. Dai, Tu, li se non tiriamo sbaglio, hai fuori. anche visitato il 4K, Ma cioè, dai, tiriamolo fuori insieme, dai. no? Vabbè, allora, Dai. uno, due, Due. io c'ho questo, tu Insieme. quelle c'hai. Oh, Io c'ho quello bravissimo, della mannaggia. Midnight, tu c'hai? E io ho quello della Lionsgate perché non ho aspettato quello della Midnight. L'ho visto in Ah, offerta, ho ok. preso prima questo. È stato E ho bene. anche il DVD che non trovo. Della Dall'Angelo, il Bravo. primo DVD, il Il primo doppio DVD. DVD? No, era singolo. Mi Se sembrava fosse dall'angelo, se non sbaglio, singolo. c'è il doppio DVD ed è una rarità, diciamo, perché contiene anche un bel making of di 90 minuti che non è presente nel box italiano. No, mi ricordo che era solo un disco, sai? C'era Remix in 5.1 rifatto. Io sotto in cantina, nella mia cantina, non l'ho trovato. Io quella prima, quella uscita dopo. Quella prima? Sì, quella uscita dopo. Ok. Allora, è per Halloween che mi dici? Ti è piaciuto? Halloween, io l'ho visto proprio per la prima volta in DVD, quando avevo comprato il DVD, sai, lettore DVD iniziavo a spendere, cosa Certo. che, come tu ben sai, non abbiamo mai smesso di fare. E quando mai? Mannaggia. Boh, ho iniziato a vederlo, già tutto il POV iniziale, boh, magia. Poi io adoro Halloween già di mio, zucche. Sì. E da piccolo vedere un film così in Italia, in una Italia dove non era come oggi con le festività, c'era il Natale, Certo. la Pasqua e basta. Invece adesso c'è l'Halloween, c'è il San Patrizio, cioè ce le siamo beccate tutte, no? E Vero, vedere il film con le zucche, vestiti, c'è un killer ad Halloween. Magia, magia. Da vero. Bellissimo. lì è stata pura magia. E la E tua tu? scena preferita? Difficile con Halloween, perché comunque è fatto bene dall'inizio alla fine. È uno di quei pochi film che, vabbè, ogni anno devo rivederlo sotto Halloween. E adesso col cofanetto della Midnight ce la possiamo sparare tutta la maratona. Ce la facciamo tutta. Grazie. Vedi che quando portate prodotti completi in Italia, noi ce li compriamo e ce li guardiamo. Caspita. Ecco, venerdì 13. Speriamo. che Specialmente tosse. adesso che sia passata a Koch Media, speriamo. Infatti, infatti. La Paramount. Comunque a me piace tutto. Non ho la mia Bellissimo. scena preferita, proprio la musica, abbinata alla fotografia di Dan Candy, la regia di John, le musiche, Jamie Lee Curtis. Bravissimo. No, è un film di cui non posso dire mi piace quella scena quando lo attacca sulla porta, Bravo. quando, ok, vestito di bianco con lenzuolo, fa il fantasma. Bravo, Sono quello dico io. Con gli tante, occhiali mannaggia, sopra. sono tante le scene, però non ho una scena che ricordo. Io ho sempre in mente tutto il film, non metto Certo, mai infatti, quella è scena, devo vederlo tutto. Mi sono spedito dall'emozione, mi sono sparato anche la cuffietta. difficile. Anche E la tu? Cioè, sequenza è no. quella con il col cespuglio dove
Le tre esce ragazze fuori. camminando. Sì, bravo. Io guardo un Bell'effetto. sacco, mi sparo un sacco dei filmati on location, no, in America. Bello, sì. E tutti che vanno a fare le foto, chissà quello che abita in quella casa, che vedrà sempre ogni giorno qualcuno che si fa la Si sono foto rotte le scatole. esce fuori dal cespuglio. No, fantastico, fantastico, Vero. bellissimo. Che poi anche c'è la casa che l'hanno spostata dalla location originale, la casa Ah dei sì? Myers. Praticamente la via era qui, l'hanno spostata davanti dove c'è anche le rotaie dove passa il treno ed è di uno psicologo, mi sembra adesso, è diventato uno studio di uno psicologo, di un Addirittura. dottore, insomma, o oh, sì. E ogni tanto ad Ok. Halloween fa fare il tour dentro, Dr. quindi... Loomis, forse. Dottor Lumi, fantastico. magari. E te, dimmi tu, primo Cosa? Cosa incontro dico? con Halloween, primo incontro. Allora, Halloween è stato comunque il primo film che ho visto di Carpenter. Era comunque intorno alla metà degli anni 90. C'era una videoteca che stava svendendo, era in chiusura, quindi stava svendendo tutte le VHS e acquistai Halloween 1 e Halloween 3. Io all'epoca chiaramente non c'era internet, quindi io pensavo che il 3 fosse poi uno dei seguiti di Michael Myers. Infatti rimasi scioccato quando Sorpresa. vidi tutta un'altra storia. E niente, acquistai comunque quella VHS. E niente, me la sparai davvero una decina di volte dagli anni 90 fino alla metà degli anni 2000. Poi è arrivato il DVD e chiaramente l'ho messo in cantina. Poi si è rovinato per colpa dell'umidità, vabbè. Però No. diciamo la mia esperienza con Halloween è stata la prima con Carpenter, diciamo, il mio film preferito. Domanda. Noi quando l'abbiamo visto eravamo ragazzini, tu un po' più giovane di me con la videocassetta, io cos'era il 90, no, il 98, quel primo DVD, 98 forse mi sembra. Secondo te un ragazzino oggi con la nostra età di allora guardasse Halloween, il primo? Da solo, l'aiuterebbe a far crescere la voglia di cinema, la voglia di vedere film? Cioè, quando l'abbiamo visto noi era già vecchiotto il film, le macchine vecchie, i Ovvero, sì. vestiti vecchi. Cioè, io vedevo Jamie Lee Curtis, mi immaginavo le foto di mia mamma quando era fidanzata con mio papà. Cioè. Certo. Però vedendolo oggi un ragazzino, tu dici che potrebbe avere ancora lo stesso impatto? Sai cos'è? Poi calcola anche ultimamente che stanno facendo un sacco di remake, proprio forse perché per i giovani d'oggi vedere un film degli anni 70 non per tutti dà lo stesso effetto. Poi vabbè, grazie al 4K e ai Blu-ray la qualità è migliorata, quindi non è come vedere una vecchia VHS di 40 anni fa. Quindi Certo. comunque, secondo me, anche tramite i remake, il pubblico più giovane ha modo poi magari di riscoprire il film Quello originale. originale. Personalmente il remake di Halloween non mi è piaciuto. Quello Io non zombie? lo so. Quello di zombie no, né il primo né il secondo. Cioè, l'ho visti, però non... Cioè, Sai vedere ad perché? esempio... Sì. No, prego, vai, 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 vai. No, no, vedere ad esempio, no, non perché mi piace Dr. Loomis, però io sono abituato al Dr. Loomis di Donald Pleasance. Vedere invece McDowell, se non sbaglio è lui che interpreta il Bravissimo, personaggio. che Sì, bravissimo. assolutamente. Però se devo paragonarlo, non riesco a vederlo. Non più forte di me. Stavi Certo. dicendo tu Ok. invece? No, a me il remake non mi è dispiaciuto, però dato che conoscendo la filmografia di zombie, il suo stile, non degli zombie, di Rob Zombie, il suo stile particolare, metallaro, ridagliala con sta cuffia, l'inizio è qualcosa di nuovo e diverso, prende una strada diversa Rob Zombie. Da metà film diventa un remake quasi scena per scena del primo Halloween. Cioè, mi è piaciuto che quando ci mette qualcosina di più è interessante. Poi dopo dici, boh, praticamente anche la stessa fotografia, le stesse inquadrature. Perché Sì. fare una cosa del genere? Poi fa il 2, che il 2 sono sempre combattuto quando lo riguardo, perché non mi è dispiaciuto, perché Sì. crea qualcosa di, boh, è qualcosa di totalmente nuovo. Lui senza maschera, cioè lui si toglie la maschera, capelli lunghi, cioè vedi la possenza di quest'uomo con qualche problema mentale, o forse ha ragione, ha ragione lui forse,
Però dall'altro ti aspetti, vedi quando dicono oggi che non è uguale all'originale, perché prendi una strada diversa che però può non piacere. E Rob Zombie non l'ha presa un po' diversa, è proprio Sì, è andato da proprio, ha cambiato un'altra proprio parte. L'ultimo dall'altra Halloween, parte. quello del 2018, mi piace non abbastanza perché è un po' come il primo. Sì, è Però mette qualcosa di nuovo, è un po' il 2 commerciale, cioè ci vero. metto qualcosina di diverso come sequel, Sì. però mi lego al vecchio, perché se fai una cosa totalmente diversa vai a toccare i fan, perché i fan al vecchio Halloween non glielo toccare proprio, No. che già odiano il 3, che a me il 3 piace da morire, No, lo anche a me sai. piace. Io lo Bellissimo. adoro il 3. Italia 1, 4 terzi di sera, io lo adoro. Una volta passato lo shock che non ha a che fare con Sì, Michael sì, Myers, sì. è Che poi c'è tutta. in una scena, in un televisore c'è un Ah, omaggio, sai, è vero, quando è nel bar, quando si beve il cicchettino, c'è nel televisore il trailer. Però sì, mi è piaciuto o non mi è spiaciuto, perché se certo. prendi No, una vabbè, strada fare diversa. una fotocopia dell'originale, no, nel No, senso, infatti, ricordo chi però. era, chi è che ha diretto Psycho del 98, Gus Van Sant, chi Gaspar era? Sant. Esatto, cioè quella era proprio una fotocopia a colori, dai. Che nelle interviste di allora, cioè, mi ricordo su Chuck, leggevo che diceva: abbiamo fatto pure una seduta spiritica e il fantasma di Alfred Hitchcock ci sta dando il consenso al film. So, stai dicendo, Sarà girato nella tomba proprio. sei rigido, che poi era grosso, cioè ci vuole un attimino. Cioè, proprio. Caspita. Boh, Psycho. Già a me Psycho non me lo toccare, Ma però infatti. il remake. Cioè, preferisco Psycho 2. Psycho 3, Psycho 4, che è una Sì. Poi zozzeria inaudibile, piuttosto che il remake di Gus Van Sant. Preferisco. mi vuoi Preferisco così. mettere Vince Vaughn che è bravo, però No, no, mi è piaciuto un sacco paragono con Vince Vaughn. Perkins. Possibile. Assolutamente, Secondo me assolutamente. certi film andrebbero lasciati stare, nel senso evitiamo proprio di. La casa, il remake della casa. A me piace un sacco. Quello anche a me. Però Mi vedi piace un lì già sacco. non è un vero, cioè è un remake però cioè, è più innovativo, cioè comunque ci sono delle Sì. cose Sì. nuove, c'è cioè, il fatto comunque che c'è una ragazza e non c'è un ragazzo come protagonista, cambia qualcosa, è stato rivisitato bene a mio parere, Anzi un Sì. peccato Non ho che non è stato capito. fatto un altro film, un altro seguito. È ancora nel limbo delle idee. Aveva detto anche il regista non tanto tempo fa che è lì. Il sequel è lì, però non si sa Se quando. mi permetti adesso, visto che tu mi hai dato l'input, vorrei poi ricordare che prossimamente insieme a Moreno faremo una live dedicata proprio a Evil Dead e al suo 40° anniversario. E avremo anche come ospite Emanuele Crivello, che è il fondatore di Evil Dead Italia su Facebook e anche autore Mazza. di un bellissimo libro. Quindi rimanete sintonizzati sul canale. Pubblicità Non si occulta, è inutile capisce, che vero? metti la mano. Non si capisce. Ma insomma, il colore. Passiamo invece al prossimo film, che è sempre nello stesso periodo ed è un film televisivo di Carpenter. Di questo c'ho anche il DVD a doppio Cacchio, disco. me lo ricordo quando era uscito quel DVD. Bel film comunque. Ti ricordi la trama? La vuoi dire tu? Questo è uno degli altri che ho visto anni e anni fa, anni 90. Mi sembra forse in televisione l'avevo visto, se non ricordo male. Io so solo che mi ricordo che era un sacco come la finestra sul cortile. Io mi Sì, ricordo sto qui che fotografa sta ragazza. esatto. Mi ricorda la finestra sul cortile, Sì. killer, C'è questa investigazione. ragazza, questa regista televisiva che viene perseguitata da un uomo. Anch'io, mo da un po' che non lo vedo, però ricordo che poi lei fa la denuncia, se non sbaglio, alla polizia. La polizia non fa nulla, quindi alla fine deve fare tutto da sola. Quindi Sì. è un bel film comunque, certo, non arriva ai livelli dei film, diciamo, più famosi di No, no, Carpenter, però infatti. è una Diciamo bella che, film. come dicono tanti, è il più Hitchcockiano di Carpenter, Sì. come inquadrature, come scene. Sì. Un buon thriller, diciamo. Sì. Passiamo invece al successivo, ancora per la TV, ha diretto un film su Elvis.
Mi manca. Questo invece pure io ce l'ho, c'è in edizione italiana con sottotitoli in inglese perché non c'è Ma l'audio è quella italiano. uscita non tanti anni fa, non tanto No, tempo è da fa. poco. Questo è da poco. È la Contiene. versione lunga? Perfetto. Questa è quella da 150 minuti, se... no, 161 minuti. Non so se è quella integrale, Sì, questa, eh? se dura È più di un'ora è integrale? quella integrale. Sì, Perfetto. quello mi Poi manca. all'interno c'è anche il poster, visto che ci Sì. sono. Da recuperare, da recuperare. Kurt Russell. Stato bravo, dai. Tu l'hai visto? Tanti anni fa l'ho visto, sì, in tedesco lo In vidi, ma devo tedesco. ancora rivederlo adesso con questo. Vedi la voglia di vedere un film, ti fa vedere pure i film in tedesco. Vedi? Cacchio, tutti. Se non è italiano, no. Buttati, Mi manca sfogati. l'inglese, non lo conosco, il tedesco bene o male lo Ah, mastico, quindi. cioè, hai imparato tedesco? E ho vissuto 17 anni in Svizzera, quindi il tedesco me lo ricordo. Complimenti, complimenti, Grazie. complimenti. No, quello me Poi in lo devo questo film, vedere, se non sbaglio, assolutamente. c'era anche chi era? La Shelley Winters, sì, nel ruolo della mamma di Elvis, Ok. pure. Che poi Sì. è il primo incontro tra Kurt Russell e George, cioè la Quanti ne hanno coppia. fatti insieme? Se non sbaglio, 4 o Allora, 5, non mi ricordo, eh. qualcosa, New York, Los Angeles, 4, 4 mi sa, eh. 4, Credo 4. Elvis, la cosa, New York, Los Angeles, basta. Chinatown. Chinatown, 5, Chinatown, non Chinatown. è vero. Passiamo invece a The Fog. Uno dei più grandi flop di Carpenter, ma è uno di quelli che io amo di più. Sì. A me piace un sacco l'atmosfera lenta. A me piace un botto The Fog. Mi Poi è piace diventato un veramente caso tanto. nel passare degli anni, no? Ma come è spesso successo nella sua filmografia, nel senso che in America ha avuto poco successo, un po' come il nostro Fulci, che in Italia Sì. veniva considerato un regista di serie B, mentre Invece in all'estero era America. un dio. Bilingua, doppiaggio in inglese, distribuzione nei cinema e alè. Il 4K l'hai preso? Eccolo! Io vedo Studio sempre grande. sulla edizione italiana, tu quella estera. Vabbè, questa, intanto adesso questa costa un botto, pagata 45 mi sembra nel 2018 da Zavvi, adesso questa la trovi su eBay a bei prezzi. Bella Ecco, cara, eh? come dice mia moglie, perché cavolo non ne compri due e poi te la rivendi? Perché sono scemo io. E no, questa è bellissima. Avevo fatto anche l'unboxing, primi video, proprio primi video. C'è il poster, c'è anche la colonna sonora, mi sembra. No, c'è il Blu-ray. Oh, non mi ricordo se c'è la colonna sonora. Adesso c'ho un dubbio. Proprio i Durante un cartoni. viaggio a Dublino l'avevo vista, infatti la stavo comprando, poi non l'ho Colonna presa. sonora. C'è? Colonna sonora. Sì. No, no, questa è da avere assolutamente. No, ma Capita de io devo 4K recuperare un che. sacco di colonne sonore di Carpenter. Carpenter, io ad Halloween in macchina con Spotify, perché lo so, Spotify è la maniera più veloce per mettersi le canzoni in macchina, senza andarsi a ammazzare per cambiare canzone. E Sì. No, Carpenter a Gogoio. A ottobre è mese Carpenter. sì. Infatti io Comunque, The Fog. sono tentato di comprare il vinile, quella con l'antologia su Amazon, con tutte le migliori colonne sonore di Carpenter. Infatti sono tentato. Sta nel carrellino, devo solo fare l'acquisto. E che è facilissimo fare acquisti, Lo cioè so. molto facile. Di Carpenter delle colonne sonore, dato che le citi, la Mondo ha fatto un sacco di vinili con i vinili proprio di The Fog verde con le copertine speciali, cioè sono Limitate. bellissime, sono Bella. bellissime. Però non so se ascolti in vinile, però lì Sì, ce l'ho. Bella, mi piace. Lo costano, è quello il fatto. spendiamo già per questi E lo so, avere se troppe inizio passioni anche è brutto, eh. cioè ogni settimana arriva la email da Zabbi, guarda cosa abbiamo aggiunto tra le colonne sonore vinili, anche Guardare. degli Avengers tutti disegnati, Sì. come fai a non averli? Come fai? Io mi sento incompleto qua dentro se non le compro. Bisognerebbe avere tre lavori per Non, ma non bastano, con le potersi nostre permettere. passioni. E noi ci andiamo piano, Noi ci andiamo molto piano. Lo so, c'è chi fa di più. Torniamo a Fog. Qua abbiamo di nuovo Jamie Lee Curtis, se non sbaglio. Yes.
E qui c'è anche, se non sbaglio, la ex moglie di Carpenter, Adrienne Barbeau. Adrienne Barbeau, che era anche nel film per la televisione di prima, sai? Sì, è vero, sì. È vero, c'è anche lei. Mi sembra che fosse anche là, e c'è anche la mamma di Jamie Lee Curtis in The Fog. Sì, esatto, Janet Leigh. Janet Leigh. Quindi recitano insieme. Che poi questa è la prima volta, la seconda volta che hanno recitato insieme è stato in Halloween H20. H20, sì. H20, esatto. Sì. Quindi dicevi, a te è piaciuto, no? Fog. Tantissimo. Ammetto Remake. Che non è magari il più super di Carpenter, però l'atmosfera, i pirati bellissimo. Che arrivano dal mare, i pirati, vabbè, a me piacciono i pirati, Far West, sono un bambino eterno, però che ci vuoi fare? Però i pirati che arrivano, la scena finale nella chiesa, boh, top, per me spettacolare. È e poi c'è anche John Carpenter che fa un cameo all'inizio con il prete. Il prete? C'è il prete all'inizio del film, c'è non me lo ricordo. Lavora... C'è John Carpenter nella stanza del prete e gli dice: posso andare? Ho finito. Cioè, sta facendo un lavoro e se ne va. Ah, ok. John Carpenter fa un piccolo. Ah, caspita, non me lo ricordavo. È vero, è vero. Sì. A te è piaciuto? A me è piaciuto, certo. Il remake, invece, non mi è piaciuto. Che c'era Clark Kent, il Superman della TV. Cioè... Esatto. Se non sbaglio, sì, no. Non che zozzata di film. No. E Carpenter aveva detto. Che più o meno produce sempre i suoi remake, Carpenter. E perché solo per soldi lo fa, come è fatto sì, per sì, tutti sì. Gli altri album. L'ha detto, arriva l'assegno e siamo a posto. L'ha demolito The Fog, l'ha demolito, sì. Ma giusta causa, perché fa proprio... No, infatti, dai, una zozzeria, come dicevi tu, una zozzeria proprio, no, non mi è piaciuto proprio. Ma era quel periodo in cui andavano i remake, così, sì. 2000, quanti... Sì, non aprite quella porta, hanno fatto una marea in quegli anni. Quanti ne hanno fatti, sì. No, però mi piace un sacco. Anche quello lo riguardo ogni anno perché è il film di Halloween, quello lì. È mi vero. Piace un sacco. Se vuoi fare una maratona, fai Halloween, Fog, Il Signore del Male, quei tre sono... Anche la è anche la cosa io riguardo. Bella cosa. Mo ci arriviamo là. Anzi, sì. Prossimo titolo è invece 1981, Fuga da New York. Jena Prisky. Tanta roba. E poi lì la lingua originale è Snake, se non sbaglio. Snake, sì. In italiano non suonava bene, quindi hanno scelto Jena. Jena, che pure questo. Tic. Ah, sempre la stessa collana, se non sbaglio, no? Sempre Studio Canale, ha fatto le edizioni okay. Da collezione, e poi ne dopo tiro fuori anche un'altra, e poi dopo ha fatto le versioni normali. C'è anche un okay. Cofanetto contenente tutti e quattro i film di Studio Canale di Carpenter. Sono entrati i gatti in camera, potrebbe succedere l'inferno, ve lo dico. The Cat. The Cat, quelli là. E, mi sono perso, carissimo dottore. Però sì, avevo fatto anche il cofanetto con i quattro film in 4K, che anche quello sta quasi scomparendo. Non c'è l'extra, okay. Non c'è la colonna sonora. Tuoi primi ricordi di 1997? Allora... Io devo essere sincero, Io l'ho dovuto vedere almeno altre due volte per poterlo apprezzare, nel senso che io ero abituato a John Carpenter, il genere horror, quindi Halloween, Fog, Christine, quindi mi trovavo un tipo di film, un tipo di genere diverso dagli altri, mm-hmm. E non l'ho apprezzato a primo impatto, L'ho visto in VHS, era appunto lì anche metà anni 90, però rivedendolo nuovamente, lì c'è Lee Van Cleef, se non sbaglio. Lee Van Cleef. Quindi poi erano gli anni in cui anche rivedevo i western, quindi ha iniziato a piacermi molto di più. Poi ho visto anche il sequel, vabbè, Los Angeles, Fuga da Los Angeles, però Fuga da New York è bellissimo. Mm-hmm. Il tuo invece, ti ricordo? Io mi ricordo che era il... cos'è del 95, quello Los Angeles? Los Angeles 96. 96, mi ricordo che nel 95 forse avevo visto il trailer... Mm-hmm. I film che sarebbero usciti su VHS, forse era con Chuck, e c'era sì perché ero andato a abitare nella casa nuova ed era 94-95. So che mia mamma, ho ricordo di mia mamma, mi diceva: ma tu l'hai mai visto il film di quello con la benda nera? Gli ho detto: io non mi piacevano i film, le VHS. E un giorno sono tornato a casa da scuola, mi aveva fatto il regalo, era andata nella videoteca del paese, mi aveva ordinato 1997, Fuga da New York,
che era ancora la prima videocassetta, era, sai, di quelle grosse, quelle che avevano Quella la in copertina più grossa. cartone? E sembrava bombata, sembrava che Ah, ci ok. fosse la gomma piuma dentro. Questo ricordo che ho io, Sì. eh. E allora poi me l'ha regalato, me lo sono sparato. E come te, la prima volta. Ti ha lasciato un po'. C'è voluto. Ci sono voluti altri film di Carpenter, Villaggio dei Dannati, quando è uscito in VHS me lo sono comprato, poi è uscito il Fuga da Los Angeles, che me lo sono dato pure al cinema. No, l'avevo visto in VHS anche quello. E poi torni indietro, dopo aver visto la cosa su Rete 4, in televisione, eccetera, eccetera. Allora, poi riguardandolo, scopri che, ok, è particolare, ma ha un suo perché. Certo, quella New Però, York sporca, corrotta, insomma, e è poi da lì, particolare. ciao, poi da lì, ciao. E poi c'era Ernest Borgnine, Sì, il nome è impronunciabile, sì. ecco, che mio nonno mi menzionava sempre, sai, uno di quei due o tre attori che i vecchi si ricordano, mi dice, ah, Ernest Borgnine, quello che faceva i film, eh. E allora da lì anche, ah, ma c'è in questo film, ah, me lo ricordo io. E da lì i ricordi e via, torniamo nel Ma quindi passato. il primo film che hai visto di Carpenter, qual è stato? Grosso guaio a Chinatown. Ah, ok. Ancora anni prima, videoteca del paese, l'hanno noleggiato i miei, e da lì mi ero cacato sotto quando nella scena finale, spoiler, dovete guardarvelo sto cacchio di film, sai, ecco, io da lì, io non ho più dormito la notte, andato proprio, e mi ricordo che ero proprio piccolo, poi dopo mi sono ricordato che l'avevano noleggiato in videoteca, sarà stato 90, 91, 90, proprio avevo 10 anni, ma neanche 9 anni avevo, oh sì. Ho Non era capito. come i 9-10 anni di oggi, no. Vabbè, no, No, assolutamente. È decisamente diverso. no. Sì. Passiamo invece a un film che hai nominato poco fa, ovvero La Cosa. Qui, se non sbaglio, Cosa? colonna sonora non è più di Carpenter, ma di Ennio Morricone, se non Grandissimo sbaglio. Ennio Morricone, che io pensavo fosse Carpenter. Sì, è quello Infatti, volevo dirti. Cioè, ho dovuto leggerlo, che, cioè, lo so da un bel po', però comunque certo. a me, io ricordavo che era di Carpenter, invece era di Ennio Morricone, perché Sì, comunque è molto infatti. simile, era molto simile la tipo Infatti, di colonna sonora. Carpenter aveva detto, non mi ricordo in quale intervista, se in un Blu-ray, non me lo ricordo, che Morricone, prima di accettare il lavoro, ha guardato Halloween, cioè si è studiato il suo stile, ha Ok. parlato, ha visto che Carpenter usava sintetizzatore, eccetera, elettronico, e ha voluto. Cioè, vedi un compositore, quando parli bene con un regista, ti capisce, sa Sì, è cosa vuoi e parte. E parte. vero. Se, perché Morricone poteva fare quello che voleva, eh. Ovvio. Cioè, poteva diventare il classico Morricone che tutti ricordiamo per tanti film. E invece ha Certo. fatto una colonna sonora alla Carpenter, con Ed un è uscita tema bene. che, porca vacca, il tema ton, 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 e rimane qua. Bellissimo. Col cane lì, Mamma mia, quando l'hai sulla visto? neve. Quando l'hai visto la cosa? Guarda, io la cosa l'ho vista tardi, l'ho vista circa fine anni 90, quindi dopo aver visto tanti altri film, ma più che altro perché me ne parlavano come un film estremo, molto, molto cupo, molto crudo per le scene degli effetti speciali. Quindi avevo la VHS, non ricordo se che marca era la VHS, beh, non mi ricordo più. Universal, Chick Video. E bravo, ecco, non mi viene in mente. Cic Ok, e ce video, l'avevo credo. lì, me l'avevano prestata, tant'è che forse chi me la prestò ancora la sta aspettando. E ho detto, prima o poi devo vederlo, quando sarò pronto lo guarderò. E alla fine lo guardai e ne rimasi colpito, assolutamente. No, non ce l'ho qua. Dove l'ho messa? Vedi, vedi che io sono un Cosa? pasticcione. Che avevo l'HD DVD della cosa. Ah, caspita, no, io invece Sì. sto ancora al classico Blu-ray. Il Blu-ray. Che l'immagine era migliore, quella dell'HD DVD, e poi avevo anche, boh, ciao, il DVD americano che aveva effetto ghiaccio, tiravi la via la slipcover di Caspita, plastica, era effetto stile ghiaccio. Basic Instinct, come hanno fatto anche Non con quel film. così spessa, non così Ah, ok. spessa, più fine.
Sì, Quindi, perché il scusa video. se ti interrompo, quindi tu Dimmi. sei partito con l'HD-DVD. No, col DVD, poi HD-DVD, lettore per la Xbox preso dal Ah, Giappone, ok. poi è uscito il Blu-ray perché sull'HD-DVD l'audio era migliore in italiano, c'era il Dolby Digital Plus, mentre il Blu-ray usava sempre il Dolby Digital, cosa che non è cambiata ancora oggi, con i 4K, grandissimi, non evolviamoci, rimaniamo lì. No, mai sia. Ecco, il Dolby Digital è il nostro migliore amico. E io compravo l'HD-DVD. Sì. Che Ok. Ma tu aveva link. all'epoca eri da che parte stavi? Tra l'HD-DVD o il Blu-ray quando c'è stato, diciamo, questo. Sì. HD-DVD, compressione migliore e audio migliore. Ok. Poi ha vinto il Sbaglio, lo Blu-ray. spazio sull'HD-DVD era maggiore del Blu-ray? Sui Chi si ricorda? dischi. No, Te le sei preparate queste domande? Tu mi veniva in mente guardi, così. fregando Moreno. Censuriamo, Così. Perché fermiamoci qua allora. il Blu-ray era 25,50, sono Sì. due, 25,50, doppio strato Io 50, ricordavo l'HD-DVD maggiore l'HD-DVD, aveva 30, questo vantaggio. scusate, forse 30 e 60, forse era 30 giga. Oh, Dici no? senti, ce l'abbiamo qua. Allora, Controlliamo, HD-DVD, dai. spazio. Oh, che cacchio. L'HD, cioè, mi ha trovato tutto tranne quello. Altrimenti lo mettiamo nei commenti, eh. Infatti, HD-DVD, no, non lo trovo così. Velocemente così. Niente? Non me lo ricordo, non lo Vabbè, dai, ricordo. poi ne parliamo, a voglia, facciamo un altro video e ne parliamo sicuramente. Yes. E dicevo che il video dell'HD-DVD era migliore del Blu-ray, perché quello del Blu-ray, infatti io l'avevo comprato dopo, perché avevo venduto forse il lettore ed era uscito il Blu-ray 1 o 2 anni dopo l'HD-DVD, potrei Ok. sbagliarmi, la memoria è quella che è, e mettendo il Blu-ray, ma cos'è sta roba? DNR, sai quello per togliere la grana? Sì. Sì. La Universal toccava tantissimo i film allora su Blu-ray e poi non avevo più il lettore HD-DVD per rivedermelo meglio. E da lì mi è rimasto sempre il cruccio. Poi è arrivata la Arrow col suo Blu-ray, boom, ha spaccato. Dov'è? Ce l'ho qua, mi sembra, vero? Ce l'ho qua, quello di... eccolo! Trovato? Sei! Ah, eccolo qua, questa è bella, sì. Questo è il nuovo restauro da 4K che dovrebbe essere il nuovo 4K che deve uscire della cosa. In teoria Speriamo. doveva già uscire quest'anno e Ma infatti. speriamo 2021, speriamo. Se non ci pensa l'Universal, ci penserà la Arrow, Questa ha qualche contenuto sicuramente. extra in più, se non sbaglio, rispetto a quella Questa che abbiamo qui in Italia? ha un botto di extra, ha tutti gli extra di quella Quelli vecchi. versione più gli extra della versione americana. Qualcuno, non tutti, più altri. Qua ci Ah, ok. passi ore con gli extra, No, ma c'è di già con tutto. questa ci sono parecchi contenuti, quindi Sì, già con più quelli. aggiungine ancora altri. Caspita. Spettacolo. Mamma mia. Spettacolo. E poi c'è anche la traccia stereo 4.0 del Dolby Stereo vecchio e la 5.1 rimixata, ripulita, che Ok. si sentono meravigliosamente. Il Benissimo. video è bellissimo. Bellissimo. Quindi speriamo che arrivi presto anche qui Speriamo. il 4K. Quindi questo invece era il terzo film con Kurt Russell, giusto? Quindi dopo abbiamo detto Elvis, Bellissimo. Fuga da New York e La Cosa. Oh yes, oh yes. Mentre il prossimo film, e questo è un film a cui io sono molto legato. Ovvero, questo era il secondo film che io vidi di Carpenter. Per me c'era, all'epoca c'era Halloween e Christine, nonostante poi Carpenter questo film, se non sbaglio, l'abbia fatto su commissione, quindi era Sì. quasi costretto a fare questo film. Però il Però tocco di Carpenter si vede anche in c'è questo. Musiche bellissime. Io di questo fantastica. acquistai. Era uno dei primi film che acquistai appunto all'epoca in Svizzera. E c'era questo qua nel 99 lo acquistai. Questa edizione L'avevo della quello. Columbia TriStar, e Io c'era anche l'avevo. italiano, Ce l'avevo. visto una marea di volte. Poi ultimamente ho acquistato anche l'edizione, ce l'hai il 4K? Io ho quella francese,
4K. Bella quella, che non c'è l'italiano però lì, vero? No, purtroppo no, perché questa è della Carlotta Film, se non sbaglio, non è quella che abbiamo poi, Bellissima, che è uscita anche in Italia. bellissima. Ma questo c'è anche un bel libro di 200 pagine e l'ho voluto Mazza. acquistare lo stesso. Bella bella quella lì. Infatti Tu l'avevo invece hai preso doppiata. l'edizione? Quella italiana. Ok, Quella quella italiana. italiana. Sì, quella italiana. Che si vede Giudizio? divinamente. Bene? Bellissimo. È veramente bello qua. Si vede benissimo. Avevo fatto anche la recensione. Si sente benissimo. E poi il film. Boh, è un altro di quelli di Carpenter che ha un'atmosfera, la ricostruzione della macchina dopo che gliel'hanno Bella. rotta, Sì. proprio il rapporto tra la macchina e il ragazzo, che ragazzo bravissimo, che cambia. Mostro di film. E non ricordo dove l'ho visto la prima volta, forse in televisione, non me lo ricordo proprio. No, no, bellissimo questo film. Sì. All'epoca, non ricordo, aspetta che non ricordo un po', non so se questa edizione che ho preso, c'avevi i sottotitoli in italiano dei contenuti extra? Aspetta un attimo. Vabbè, lasciamo stare, poi semmai ne parliamo dopo. Quindi dicevamo, Christine era il 1983, passiamo al successivo, così andiamo un po' più velocemente. Starman era l'84. Bello Ti è Starman. piaciuto? Mi è piaciuto, l'ho visto fino al Blu-ray. Sì, anche Qui. perché il 4K non c'è, esattamente, esattamente, ce l'ho da qualche parte qua. A me è piaciuto tanto. Il Qui abbandona film, l'horror, chiaramente, un film. pure questo su commissione, pure Sì. questo, però come accennavamo fuori dalla registrazione, qua, dalla diretta, effetto diretta, film che ha avuto successo, Starman, anche con Jeff Bridges, Sì. Karen Allen, film che ha avuto Una buona alternativa successo, a Cartrasse, diciamo, ecco, una buona, ottima alternativa, però è stato come Halloween, successo al cinema. E poi dopo, via. È Vero. sempre Carpenter che tocca la luce e poi scende giù. Vero. Non per qualità filmica, non per qualità assolutamente, però per rispetto al regista, no? Perché ci sono tanti registi che con due cacchiate, boh, Olimpo dei registi, invece Carpenter ha dovuto, cioè, proprio vincerselo Sì, ha questo lottato Olimpo. tantissimo. Tantissimo, lontano sempre. Però bella, a te è piaciuto? A me è piaciuto, questo l'ho visto tardi, eh? Questo l'ho visto qualche anno fa, la prima volta, mi mancava proprio. Sì, Mazza. però mi è piaciuto, anzi, mi sono detto perché non l'ho mai visto questo film e mi è Sì. piaciuto, assolutamente. Commerciale, però. Sì, Però esatto. bello, bello, molto bello. Esatto. Le musiche non erano sue, vero? No, se non, qui no. Infatti, le musiche sono di Jack Nitzsche. Ah, Boh. sì, Jack Me, sì, lo conosco, Non mi viene in però. mente chi è. Ti Sì. ricordi qualche altro film? No. No. Quindi forse è il primo Troppo. unico film che ha fatto. Eh sì. Allora, se non hai altri interventi su questo film, No, passerei Starman invece. pochi. Starman Ok, pochi. e sinceramente sì. Però è bel film, va Non bene. era stato candidato all'Oscar Jeff Bridges per Starman? Dici? Non lo so. C'è scritto qualcosa qui? Non lo so. Qui non c'è scritto. Ah, aspetta. No. Candidato all'Oscar per Vedi? il miglior attore protagonista? Forse sì, hai ragione. Ah, ok, beccato. Miglior attore non protagonista. Starman, candidato, è Ok. vero. Ok. Infatti c'era scritto qua. Esatto, hai ragione. L'Alzheimer mi ha lasciato un po' di libertà, vedi? Però sei ricordato. Prossimo film è quello appunto, il primo film che hai visto, non di Carpenter, ovvero Grosso Guai a Chinatown. Anche Grosso guai a Chinatown. questo qui in Italia abbiamo la fortuna di avere l'edizione Midnight, anche se è stata criticata, se non sbaglio, questa edizione, perché c'era Ma qualche problema sulla qualità video. solo da me praticamente, cioè io ho dato voce al problemino che secondo me affliggeva questa versione. Mi ricordo nei commenti che qualcuno c'era andato anche no abbastanza pesante, se non ha, me lo ricordo ancora, cos'è, quasi 2 anni. Se non hai un OLED non puoi capire, non puoi riuscire a vedere sto film. Se tu regoli male i colori e affoghi il nero. Quindi, perché il video di questo qui era dell'edizione francese, mi sembra,
era nuovo scan, eccetera, però avevano rifatto tutti i colori. Infatti sembra un film nuovo questa versione del Midnight, come colorimetria. Che io ho anche il Blu-ray, che è qua in mezzo, è da qualche parte, e, che ha i colori molto più vecchi, e però c'è più dettaglio, la famosissima grana che tutti odiano, e questa qui della Midnight era ripulito, si vede bene, però il livello del contrasto del nero era veramente troppo, troppo, troppo alto. Avevo preso anche gli screenshot che corrispondevano alla realtà, se tu metti il Blu-ray, indipendentemente dal televisore, quello era, però vabbè. Ma l'altra edizione vecchia era della MGM o di chi era? Non mi ricordo. Quella estera. Perché non me lo sono preparato prima? No, c'era l'italiano dentro, eh. Ah, ok. Questo qua è Chinatown, sì. Edizione precedente. Sì. Che poi avevano anche gli stessi extra, più o meno. Più o meno avevano gli stessi extra. Però grosso guaio a Chinatown, e qui mi collego. Potevo già collegarmi prima, ma son cretinetto. Vai. Arrivo, eh. Ah, dove sei? Grosso guaio a Chinatown. Ah, il fumetto. I fumetti scritti da John Carpenter. Questo è il sequel del film. Lui ha salvato la... Una chicca proprio. Questa è una chicca. No, chicchi. Questa c'è su anche su Amazon, se te lo vuoi. Ah, dire. C'è ancora? Sì, l'ho visto oggi, non questi ci sono ancora. Non sono vecchi, hanno un anno e mezzo, più o meno un anno li ho presi. E c'è anche volume 1, sempre qui da qualche parte, in mezzo al casino. E questo è il sequel del film scritto proprio da John Carpenter, a cui è seguita, però questo devo ancora leggerlo, la trilogia di Old Man Jack. Un Jack Burton nel 2020, nel futuro, questi me li devo ancora leggere, e ci sono le forze del male, del cinese, tornato, e chiamano qualcuno, c'è un mondo post-apocalittico, qualcuno risponde alla chiamata, ed è Jack Burton che torna e sa come sconfiggere il male. Ma questi sono tradotti in italiano? Sì, tutti italiani questi qua. Li trovi? No, ci sono tutti. Ci sono. Scritto da Carpenter. Okay. Scritto da Carpenter. È strano che sia arrivato anche in Italia. Di solito non ci arriva mai nulla qui. No. Guarda, dei fumetti ci vuole... Io non sono un fan dei fumetti, quindi non lo so. Fumetti e manga... Ci va un attimino di più dall'America, cioè forse ci mette un pochino meno i manga, ci mettono un pochino di meno, però arrivano anche da noi. Come i fumetti di Fuga da New York, che potevo dirlo prima. Bello. Ispirati, non scritti da John Carpenter. Uh-huh. Questi non sono scritti da John Carpenter. Okay. E sono ambientati, sono 3 volumi mi sembra, ne avevo presi 3, ambientati tra New York e Los Angeles. Nonostante Los Angeles è un sequel ma anche remake, per chi non ha visto New York può guardarsi anche Los Angeles, questo è ambientato in Florida tra New York e Los Angeles. Interessante, me lo metto molto, molto in lista. Carino. Grazie per il consiglio. Figurati. Ok, passiamo adesso, torno all'horror, e Carpenter dirige Il Signore del Male. Anche questo è arrivato da noi tramite la Eagle Pictures con la linea 4 cult. Tu, questo qui? Studio Canal, okay. Versione Steelbook, che sono stati un po' stronzetti, se me lo permetti, perché avevano annunciato quelle 3 Collector Edition più questa Steelbook. Io all'inizio del lettore 4K le ho prese tutte. Uh-huh. Appena l'ho comprata e arrivata a casa, hanno annunciato questa versione come l'altra. E adesso questa la trovi a 200 e passa euro. Ah, beh. Quella versione là. Steelbook, carina, molto carina. Stessi dischi, però... manca la colonna sonora, però mi girano abbastanza. Beh, cavolo, avevi la collezione completa. Annuncialo subito, no? Ma perché aspetti? Annuncialo subito, no? Certo. Signore del Male è molto particolare. Sì. Molto particolare. Per me, secondo me, è tra i più difficili di Carpenter da guardare. Mm-hmm. Da farsi piacere dall'inizio alla fine. E perché, secondo te? Uno è lento. uno si deve sedere e prepararsi. Secondo, proprio questa cosa del male,
gli scienziati che studiano questa teca con il male che... Dai, è fighissimo il liquido che incorpora il verde, eh? male, quello che muore diventa tutto un insetto scomposto da tutti gli insetti, fa anche proprio schifo. La tizia alla fine fa schifissimo. Sì. A me fa schifissimo la tipa alla fine. E... Tra tutti di Carpenter, anche io lo ammetto, riguardandolo, ogni tanto me lo risparo, mi è difficile starci dietro. È affascinante Sì. perché è Carpenter, ti intriga la visione, però non è facile. Lo È trovo bello. io. Lo trovo io. No. Poi questo film è quasi tutto chiuso, diciamo, in ambienti chiusi. Sì. Qui ritroviamo di nuovo Donald Pleasence che recita il ruolo del prete. Oh yes. Se non sbaglio, c'è anche un cantante famoso, chi è quello dei Kiss, se non sbaglio? Non è Alice Cooper? Alice Cooper, scusa, hai ragione, sì. Alice Alice Cooper. Cooper che interpreta un barbone. Sì, poi c'è... Che gli ha fatto anche la canzone forte del film. Sì, Mi sembra che gli ha esatto, fatto anche la se non sbaglio, sì. canzone. E poi c'è anche l'attore di Grosso Guaio Chinatown, il Sì, cinese. esatto, il cinese. Tutti e due, sia il ragazzo che quello vecchio. Sì. E poi chi c'è ancora di attore? No, altri non famosi. Altri. No, però mi piace assolutamente. Proprio per lo me lo ricordo più per lo schifo della donna alla fine che per altro, perché riguardandolo mi fa ancora schifo oggi come allora. Infatti. Poi successivamente questo mi è piaciuto di più rispetto appunto al Signore del Male, che comunque mi è piaciuto, e Si vivono. Tanta roba. Tanta roba. Questo ce Guarda, l'hai in qualche guarda che caso, sicuro, ce l'hai. allunga il braccio. Aspetta che arrivo, aspetta, c'è tanta strada. Dobbiamo farlo in contemporanea. Ecco qua, ok. Fantastico, Quindi alla fantastico. fine ne hai tre, giusto, di questa collana? Ne ho tre, più questo, sempre Studio Canal, più questo, sono Quello quattro della quindi. Steelbook, sì. Dai, tre e mezzo, dai, tre e Tre e mezzo. mezzo. Mannaggia. Sempre colonna sonora già Soddisfatto della dentro. qualità? Com'è? Come mi dici? Bellissimo. Bellissimo, Studio Canal lavora benissimo, veramente bene. Ed è riuscita adesso, sia di Essi Vivono che del Signore del Male, per la Shout Factory è uscito anche il 4K in America, che ha anche un remix in Atmos, che qua non c'è in questa edizione, gli hanno rifatto in Atmos la colonna sonora, il mix dell'audio, e in più c'era la Collector Edition di Essi Vivono con la action figure di Kate David. Addirittura. E anche il vinile, se potevi scegliere quale pacco scegliere, 4K più l'action figure, 4K vinile e l'action figure veniva 100 euro in tutto alla fine, mi sembra. Non le ho prese solo perché ce l'ho già, perché se no era un'altra spesa farselo arrivare Vabbè, è dall'America. chiaro. Sono spese, anche era sui 35 euro spediti dall'Italia, però due film su 70 euro. È chiaro. È una dannazione questa Eri passione, è una tentato allora. E dannazione. Oh! E a te è piaciuto? invece Ti del film che mi piace? dici? Ti Ma è voglio sentire piaciuto? prima te, voglio sentire prima Allora, il te. film beh, mi è piaciuto assolutamente, anche perché anche questo, cioè tutti i film di Carpenter li ho visti più o meno nello stesso periodo, negli anni 90, metà anni 90, quindi questo film con questi occhiali che ti permette di vedere, insomma, no? Mi affascinava già da vedere il trailer, perché all'epoca c'erano queste videoteche gigantesche con i televisori che ti mostravano i trailer e quindi ti invogliavano ad affittare questi film qua. Quindi anche Vero. questo lo vidi in tedesco per la prima volta. Oh scheiße. Sinceramente non so se questo attore, che se non sbaglio era un Wrestler. lottatore, cos'era, un È un wrestler? wrestler. È Ok. morto qualche anno fa, è morto. Ah, ok. Ma ne ha fatti di altri film? Perché non ricordo. Era l'unico? Pochissima roba o forse solo questo. O forse solo questo. Sì. Che Ok. però, vedi, funziona per il film, funziona perfettamente. Esatto, infatti. Non E ho niente, comunque problemi. la trama a me è piaciuta, comunque parla appunto del consumismo in America, insomma, è un tema particolare. Non ricordo se ha avuto successo in America o anche questo è passato un po' inosservato. No, Ti ricordi? un pochino di più questo sì. Si era ritirato un pochino di più su questo qua, sì. Un pochino. Ma Carpenter è andato sempre un po' meglio in Europa Sì, che infatti. non in America. Come In Fulci, stessa Francia, cosa. sì. Come Fulci. Arrivava qua il film,
andavano, cioè magari non si rifacevano di tutto il budget, però andavano. Poi grazie all'Home Video tanti film si sono salvati, ma proprio Sì, sono tanti. stati poi rivalutati negli anni. Sì. No, mi piace un sacco, visto su Rete 4, cioè anch'io appena c'erano su Rete 4 facevano i film di Carpenter, io registravo e era, ragazzi, era la nostra unica fonte, o noleggiare cassette o aspettare che Italia 1, Rai 1, Rete 4 facessero, sempre in seconda serata li facevano, Tagliati poi, eh. tagliati, questi ce li registravamo e ci facevamo Certo. la cassettina, perché era l'unico metodo. Siete È vero. fortunati oggi, buttatevi e buttatevi a Grazie. conoscere. Siete Ora c'è di strafortunati. tutto. Fin troppo. Ora c'è di tutto e abbiamo l'occasione anche di averli in maniera integrale. Insomma, all'epoca io mi ricordo su Notte Horror non vedevo l'ora che uscissero i film. Pensando al fatto che adesso sta per uscire tramite la Midnight Factory il Reanimator 2, Sì. e credo, beh, stai anche l'edizione tedesca, ma all'epoca non riuscivo a trovarla in un'edizione integrale, tutta tagliata, l'edizione che la facevano su Notte Horror. E quindi adesso abbiamo questa fortuna, perché adesso ormai li troviamo quasi sempre in edizioni integrali, in edizioni home video. Grazie al DVD, la cassetta più all'estero trovavi le versioni integrali. Più in America c'era già Uncut Edition, invece col DVD è proprio nato in tutto il mondo che uno poteva cercare l'edizione non tagliata del film. È vero, è vero. Ok, poi il prossimo film di Carpenter passa qualche anno e arriva un film che non ti aspetti, possiamo dire, no? Le avventure di un uomo invisibile, molto più commerciale, molto più Sì, per famiglie, diciamo. molto Questo commerciale. pure l'ho acquistato tramite la Pulp Video in Ah, c'è Blu-ray di recente. Blu-ray? Wow! Sì, Non lo la sapevo. Pulp Video. Non lo sapevo Anche questo. qualche extra, un documentario, insomma, c'è. Bello questo Forse qui con Chevy Chase, Daryl Hannah. C'era Jerry questo, Lama. forse il secondo film di Carpenter che ho visto. Perché mi ricordo Rai 1 in televisione. Col logo ancora vecchio di Rai 1. Sì, a quello vecchio. Il film è del 92, sarà uscito in tele nel 94, forse, più o meno dopo 2 annetti usciva, più o meno. E sì, me lo ricordo in televisione, forse è stato il secondo di Carpenter che ho visto, o secondo o terzo, cioè siamo lì, all'inizio proprio. Ok. E non è male, dai. Sì, dai, effetti carini pure per questo film. Molto. Cos'era la Lucas Industrial Light and Magic che aveva Credo di fatto gli sì. effetti speciali? Qui Mi non c'è ricordo. scritto. Ciao Genji. Abbiamo un ospite? Sì, è qua, vieni a trovarmi. Vuole giocare. Piccolino lui. Ti è Mentre piaciuto? Ti piace a abbiamo già. te? A me è piaciuto, sì, l'ho visto appunto da poco quando ho acquistato il Blu-ray. Sì, è carino, dai, non lo metto tra i miei preferiti di Carpenter, però dai. Anche perché come io l'ho visto tanti anni fa, l'ho rivisto forse in DVD l'avevo rivisto tanti anni fa. E come immagine, cioè un film di Carpenter appena fai play, boh, lo becchi subito. Sì. Lo vedi che è un film di Questo Carpenter. invece, se non leggi il nome, non No, dici, no. ah, è di Carpenter. Sembra proprio un film fatto su commissione. Sì. Fatto bene, Sì. No, però no, non senti Carpenter qua, infatti. non lo senti proprio. Infatti. Poi forse neanche la colonna sonora è sua, vediamo. Forse no, vero? Cos'è? No, No, Jerry Goldsmith, penso di no. chi è? Qua, editor music, Shirley Walker, un altro nome che Ah, non mi dice nulla. sì, mi ha appena mandato un messaggio, Shirley Walker, sì, Siete amici? Ok, sì, ha fatto quello, basta. la prossima volta lo chiamiamo nella live. Con l'altro di prima. Mentre il prossimo titolo, vediamo, qui torna all'horror, anche se ci mette un po' di commedia in uno degli episodi. Body Bags. Ti manca? L'ho Mi manca Body visto Bags. acquistare pure in DVD particolare. Questo è un film a episodi, no? Cioè, tre episodi. È tipo E Creepshow, poi no? c'è il personaggio. È tipo Creepshow, più o meno, Più o anzi meno sì, due. e c'è sempre il personaggio che fa da collanta ai tre episodi, che è il Che è John morto Carpenter. nell'obitorio. E lui, è lui. Che è John Vediamo Carpenter. se si vede. Aspetta, eccolo qua. No, Devo vedere Body Bags, mi manca. Mi dai, è manca. carino. C'è uno degli episodi, quello che preferisco è quello dell'occhio.
ovvero quello che viene operato all'occhio, viene sostituito l'occhio, e impazzisce, che comunque vede quello che vedeva il proprietario precedente dell'occhio. Mi ricorda un po' un altro film che era Body Parts con Jeff Fahey, non so se l'hai mai visto, degli anni 90. Body parts. Sì. Io Ce l'ho, ce l'ho. aspetta un attimo, che forse ce l'ho qua. Aspetta. Questo No, ce l'ho in mente. Body l'ho parts. acquistato peraltro in spagnolo perché ci tenevo a vederlo. No, Body me Parts. lo. Ce l'ho presente, sai. Ce l'ho presente. Di questo film mi hanno proprio fregato, perché io ho visto, infatti c'è pure scritto lingua spagnola con sottotitoli in italiano. Ah, c'è proprio scritto, ok. Sì, poi lo metti e sottotitoli italiano non ci sono proprio. Ma intanto il Dineros gliel'hai dato. Alla fine me lo sono tenuto, me lo guardo con i sottotitoli in spagnolo, vabbè, ci tenevo perché non si trova in Italia, quindi. E niente, per Body Bags, no. Mi è piaciuto, dovrebbe arrivare in Blu-ray quest'anno, vediamo se arriva. Recuperiamo, recuperiamo. Sì, da vedere sicuramente. Prossimo film, questo l'hai visto assolutamente, Il seme della follia, uno dei miei preferiti. Pure i miei, pure i miei. No, no, Bravo. assolutamente. Com'è andata? Ah, DVD Cecchigori! Vabbè, qua ti batto io però, c'ho la Steelbook in Blu-ray Ho anche il Blu-ray, tedesca. ma non quella lì, non quella lì. Anch'io l'ho preso dalla Germania, normale però. Ah, ok, Normale. Sì, la sì. Maraglia ho preso. Sì, quella normale. Ok. Seme della follia. Beh, Sutter Kane. Hai mai letto Wow. Sutter Kane? Wow. No. Non l'hai letto. No, infatti sono ancora sano, infatti. No, bellissimo, bellissimo. Che si ispira un Bellissimo. po' a Stephen King, Eh beh, sì, Sutter Kane si esatto. ispira. Paul Lovecraftiano, quando c'è il guardiano dell'hotel, quando frusta il marito che è un Ah, sì, mister con le l'albergo, là, gambe, sì. poi il tunnel con tutti i mostri che arrivano, c'è lui che con la porta che si gonfia, vai e porta sto cacchio di libro. Sì. Meraviglioso. Sam Neill. Fantastico Bravissimo. Sam Neill, che io ho conosciuto dopo Jurassic Park, poi l'hai Ah, ok. beccato qua, l'hai beccato anche in Punto di Non Ritorno, che è un altro Sì. dei miei, che mi piace un casino, Punto di Non Bello. Ritorno. No, Seme della Follia è Poi c'è wow. quella scena lì con la strada, il vecchio con i capelli bianchi che sta in bicicletta. Ma Continua sempre a quello pedalare. non è John Carpenter, sembra John Carpenter. No, no, lo pensavo No. anch'io, no, non è John Carpenter, no, no, è uno truccato. C'è anche Avrebbe potuto Charlton. farlo lui. C'è anche Charlton Heston che fa il Sì. proprietario della casa editrice. E poi cos'era altro di interessante? È tutto. Tutto. È Sì. troppo, troppo bello. Bellissimo. Non ricordo quando l'ho visto, però. Non me lo ricordo più. Quando l'ho visto la prima volta, forse in televisione pure Sì. quello. No, io lo noleggiai in VHS della Cecchigori, sempre appunto. Sì, C'era sì. quella la copertina con, se non sbaglio, era Sam Neill col libro in mano e c'era È il vero, è vero, poliziotto, no? è Il vero. cadavere, bella quella. Non c'è una foto qua. Bella artwork. No. Eccolo qua, guarda, John Carpenter. Ah, beh. Si assomiglia, sì. Infatti. Sembra lui, sembra lui. No, è vero, c'aveva la copertina differente, è Sì, è vero. più bella. Ed Questa ecco invece qua, non. Ecco. è che è la foto del menu del DVD. Vedi Ok. che mi avvicino io, metto a fuoco. Si vede, si vede. C'è Almeno lui io la vedo. col poliziotto seduto di fianco. Oh già, È vero. c'avevo anch'io la VHS della Cecchigori, è vero, VHS Cecchigori. Bella, quella lucida col titolo lucido. Sono passati un po' di anni, eh. Mamma mia, siamo Porca vecchi. vacca, porca vacca. No, no, sempre giovani dentro, È no. vero, di fuori può succedere di tutto, ma di Sì, dentro siamo di fuori. bambini. Te piace questo? Sì, assolutamente. Lo metto tra i miei tre preferiti sicuramente, insieme ad Halloween e a Christine, perché appunto di quello sono molto legato, e Seme della follia, tantissimo. Degli anni 90, forse il mio preferito degli anni 90. Periodo anni 90 Carpenter. Sì, dottore? Sì, dottore. Si è piantato un attimo il dottore, vediamo se torna. Vediamo se torna. Scriviamo al dottore. Vedi, gli ho fatto una domanda che non dovevo fargli. Fantastico. Lui se la sentiva, che sarebbe successo? Lui se la sentiva.
Scusate, devo contattare il dottore un attimino. Quanto mi diverto. Oddio, no, scusate, devo fare la foto. Devo fare la foto. Devo fare la foto. Fantastico, fantastico. Questa è la copertina della puntata. Ok, sono rimasto io. Immagino che il dottor Loomis stia riavviando il computer. Comunque, seme della follia, questo. Io mi ricordo ancora che dopo la VHS della Cecchigori, io avevo comprato il DVD, ovviamente, amplificatore, DTS, volevo ascoltare tutto in DTS, ovviamente la nuova codifica. E il mio primo DVD in DTS era stato Fast and Furious. Seme della follia, questo era, si piantava questo disco nella scena di dove incontra proprio il poliziotto con la faccia brutta. E lì si piantava il disco, sì. Si piantava il disco e mi ricordo già nei forum, c'era già Avi Magazine, non mi ricordo più, che si commentava già e si pianta il disco, ha un errore, però andavi avanti di capitolo e poi andava bene, dopo andava bene. Scusate, intanto aspettiamo il dottore che mi ha lasciato libero accesso. Comunque, torniamo un attimino indietro e volevo farvi anche vedere, non mi ricordo più dove l'ho messo. Ah no, la Steelbook, dov'era qua? Le edizioni della Studio Canal. Se siete interessati e le trovate a caro prezzo, però se le trovate a un prezzo decente, io ve le straconsiglio. Queste hanno e ne accendi giù, oltre a essere, scusate, che qua c'è tutto da smontare, oltre a essere bellissime, vedete, tutte larghe così, con la foto di sfondo, tutti i dischi. Questa è da collezione, questa è da collezione. Con la colonna sonora, 4K, Blu-ray degli extra e colonna sonora. Oh, mi sta preoccupando il dottore, non mi risponde. Spero non sia successo niente. Spero. E cartoline, anche cartoline. Ve le faccio vedere, tanto dobbiamo aspettare il dottore. Vi faccio vedere, vi faccio un piccolo unboxing online. Molto carino. Però voi con la 4K alta avete la cosa da collezione, no? Sento un vibrato, sta arrivando, sta Chiedo arrivando. scusa, questo è il bello della non diretta, fortunatamente. Per fortuna che io ti tenevo d'occhio sul cellulare, quindi ho visto che hai avuto modo di mostrare qualcosa in mia assenza. Dai, intrattenuti, Dai, dai. chiedo scusa. Allora, Capita, capita. mi avevi fatto una domanda prima di cadere? No, se ti era piaciuto e... No, basta, se ti era piaciuto Nient'altro? mi sembra. Sì, mi Ok. sembra di sì. Quindi, passiamo al successivo. No, comunque stavo dicendo che forse è l'ultimo vero, diciamo, capolavoro di Carpenter degli anni Sì, è 90, perché poi è iniziato quello a degli anni calare, 90. no? A Calava, a me calare degli anni un po'. 90 piace anche quello che tra un po' annuncerai, tra due film annuncerai, quello dopo. Quello dopo, ok. Quello dopo. Qui invece abbiamo Villaggio dei Dannati, che era un remake, anche questo su commissione della Anche questo Universal. su commissione ed era dell'Universal, mi sembra, gli aveva commissionato la Universal. Ok, qui avevamo ancora l'integro Superman. Sì, Ok, il povero purtroppo, integro. dopo questo, Madonna. purtroppo dopo, Eh sì, e poverino. poco dopo è successo un anno, Sì, mi sembra, 96, esatto. 97, sì. Credo fosse l'ultimo film prima Sì, dell'incidente, perché poi dopo ha fatto ancora il remake della finestra sul cortile, perché era che era già paralizzato. ok. Sì, un po' così come film, va bene. Io non l'avrei fatto, sinceramente. E c'è anche Mark Hamill, c'è anche Luke Skywalker nel Villaggio dei Dannati. C'è Esatto. anche Christine Luke, Alley, ok. Christine Alley, che poi è sparita Christine Ingrassata. Alley. Ma è come Kathleen Turner, Christine Alley e Kathleen Turner. Boh, cioè io me le ricordavo nei film da piccolo. Sì. Poverino, Quando sono invecchiato, cioè, ciao, boh, mi lascio andare. infatti, Boh, vabbè. abituata ai film tipo Senti chi parla, Sì, qui è vero, invece. Christine Alley è proprio sparita, sparita. Il film, questo qui, è quello tra i più odiati di Carpenter, quello che gli danno un po' più botte. Per me
Si fa vedere, si fa vedere. Cioè, se dai contro questo, dai contro anche all'Uomo Invisibile, dai anche contro a Starman, cioè, perché non è proprio lui. Anzi, qua c'è il suo stile, No, lo qua vedi c'è. subito che è lui. I bambini, le uccisioni sono un Ci po' sono. inquietanti, ci sono. L'atmosfera c'è, e che arrivare alla fine, secondo me, non ti tiene proprio lì come film, non ti tiene lì. Io avevo visto Io ho tempo fa. preferito più l'originale, quello degli anni 60 in A bianco me e era piaciuto nero. di più, l'avevo visto dopo aver visto questo, per curiosità, forse l'avevano dato in televisione, sai che una volta quando c'era il film più o meno da qualche parte trovavi anche il vecchio, o te lo sparavano in cassetta o in DVD, e che vedi, fa sempre bene perché tu conosci almeno anche l'originale. È vero. E sì, mi era piaciuto di più quello in bianco e nero. Scusa, potrebbe partire un rutto per la Coca-Cola, eh. Oh, Vabbè, ho tranquillo, detto, poi lo chiudo il censuriamo microfono. dopo, facciamo il beep, Bip. tranquillo. Però sì, a me è piaciuto. Non tantissimo, però sì. Però dai, accettabile. Film successivo, anno dopo, Fuga da Los Angeles, non so se era questo che No, intendevi prima. due dopo allora. Due dopo, Era ok, ho già dopo capito qual è questo. allora, ok. Di questo abbiamo già parlato un po' prima, Yes. quindi... Che anche questo gli danno contro. Sì. E cosa c'ha di male? È un prodotto anni 90. Però c'è Un Kurt buon Russell sequel, dai, che un buon sequel. è un buon sequel, Il remake. budget Sì, è un film strano, ma a me piace ancora oggi. C'è è aumentato. Sì. l'edizione Non lo americana che ricordo al 100%, però è meno cupo del precedente, vero, è se non sbaglio? molto meno cupo, cioè è proprio anni 90, colorato. Mi ricordo lui che fa surf, che fa "Ehi, andiamo, è l'ora della grande mareggiata" e si mettono a fare surf, cioè Steve Buscemi che guida vicino in Sì. macchina, è sempre verde Steve Buscemi col suo Ma in quegli bellissimo anni poi era un po', era il ovunque, prezzemolo. ovunque, ovunque. Come Samuel Jackson. Sì, dopo che ha fatto Pulp Fiction, boh, ciao, È vero. andato. E no, a me lo ammetto, non è a livello come particolarità dell'originale, però a me non dispiace. Vorrei prendermi l'edizione americana della Shout e speriamo che qualcuno, Midnight Factory, lo porti in Italia, che è una bella Speriamo. collector e si vede proprio bene. Si Sì. vede proprio Infatti, bene. infatti. Preferisco E a te non piace Fuga da Los Angeles? il primo, assolutamente preferisco il primo. Sì, Però dai, il sì. secondo mi ha intrattenuto. Ci sta. Dai, Ci sta, ci Kurt sta. Russell Poi si c'è mantiene. l'altro che fa Che Guevara, sempre col sigaro. Sì, è Boh, vero. è particolare, è strano. Chi era Però l'antagonista in questo film? Non ricordo. era il terrorista che sembrava Che Guevara, cioè Ok, roba del non era un genere. personaggio, cioè non era un attore famoso. Non me lo No, ricordo. allora mi E sto sbagliando con un altro film. se non me Ok. lo ricordo, Vuol dire che... probabilmente no. Allora, passiamo allora al film che stavi attendendo, quindi Vampires. A me piace Ok. Vampire. Un Vampire. western horror. Lui è Che sempre anche. stato un amante del cinema western. Oh sì. Lui adorava Sergio Leone, Howard tant'è Hawks. che sì, esatto. Che poi leggendo prima di fare questo video mi ero un po' ho cercato nel mio archivio di riviste vecchie e Così. poi ho trovato il dossier di Notturno di una decina d'anni Ui. fa. E qui appunto leggevo che infatti ha partecipato anche a un commento audio del film C'era una volta in America, a diverse interviste. No, io ho. C'ho l'edizione tedesca e lì c'è questa audio, commento audio di Carpenter. Wow. Infatti ho detto Carpenter che commenta Leone. Purtroppo Wow. non è sottotitolato, quindi però prima o poi imparerò l'inglese e me lo ascolterò. No, wow. Sì, Carpenter se l'è sempre portato avanti il western. Proprio anche la sua colonna sonora, come in essi vivono. C'è sempre quel richiamo Sì. al west. Chi guarda il west lo riconosce. E Vampire forse è tra i più western di tutti, insieme all'altra cosa orrorifica che ha fatto negli anni 2000, I Fantasmi da Marte. Vabbè. Però Vampire a me piace un sacco. L'inizio con James Wood nella casa che vanno a cacciare i vampiri. Poi c'era anche la ragazza di Twin Peaks. Ah, come si chiama? Che viene morsa dal vampiro. E c'è anche il fratello di Alec Baldwin.
che sono loro tre. Steven, no, Stephen Wall, no. C'è Alec, Stephen, Robert, sono in... Ma quanti sono? Son tantissimi, son tantissimi. Mamma mia. Mamma e papà si divertivano. Sì, non guardavano mai la televisione allora. Tutti attori, ma i genitori, sì, il film sì, non li guardavano mai. Però mi piace un sacco, anche perché era una delle cassette che copiavo. Le affittavo, le copiavo. Sì. Vampire. Sì, allora, sono stato anche un pirata. Poi all'epoca tutti l'abbiamo fatto, dai, non prendiamoci quello in giro. Era, quello era, era. Eh sì. E a te piace Vampire? Sì. James Woods mi piace proprio lo stile nel film che ha. Sì, mi sì, è piaciuto sì, molto. E poi appunto dicevi, che se non sbaglio anche Distretto 13 c'ha quel tocco di western, anche se sì, non è un western. L'assalto al fortino. Esatto. Sì, 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 sì. E qui finalmente Carpenter ha avuto modo di sfogarsi con la sua passione, diciamo, il cinema western. Sì. Personalmente mi è piaciuto. E di recente era uscita anche l'edizione Steelbook qui in Italia, no? Che io però non... La Cecchigori? Sempre? Cecchigori era uscita, non me la ricordo. Mi manca in Blu-ray. Me la sono persa quell'edizione. Però, se non sbaglio, è ancora disponibile in formato standard. Devo recuperarlo. Quello è uno dei Carpenter che mi manca. Lo vidi all'epoca e poi non l'ho mai più visto. Pure a me, solo DVD e Blu-ray mi sembra proprio che... No, non ce l'ho il Blu-ray, non ce l'ho. Mm. Anche perché è uscito in America, mi sembra. Era riuscito, forse sempre la Shout Factory era che l'aveva fatto e che aveva un ottimo video, anche quello Vampire. Mm-hmm. Vampires, Vampire, eccolo qua. Limited Edition, vabbè, sold out, eccola qua. Shout Factory è uscita nel 2019 e ovviamente, però vecchio master, nessun restauro, nuovo codec, però consigliata, la consiglio un sacco. Bei voti, bei voti. Ok. Speriamo che qualcuno anche qui ci porti. Sono loro che hanno il contatto, dai, sono loro che ce li possono portare qua. Sono solo speriamo, loro. Infatti, dobbiamo sperare sì, che si decidano. Con Halloween non abbiamo sperato tanto, dai. No, infatti, no, no, lì siamo stati... Sono 8-9 anni, è andata bene. No, è il tempo giusto di un... di prendere un caffè. Ma sì. Il film successivo, lei l'hai accennato prima, che è Fantasmi di Marte, e credo che siamo d'accordo nel dire che è il film più brutto che ha girato. Mi sta proprio... No, è vero. Pessimo, pessimo. Non è, a mio avviso, non è, l'ho visto due volte, basta. L'avevo visto in Blu-ray un paio di volte, no, forse DVD. Poi l'avevo rivisto in Blu-ray, cancellato. Quindi addirittura l'hai visto due volte, addirittura. Purtroppo sì, purtroppo sì. O forse l'avevo rivisto in televisione anni fa, perché non guardo più la televisione, però pessimo. Mi ricordo, e qui aveva anche un budget più alto, eh? Qui aveva il budget più alto, eppure... è riuscito a fare una... cioè, ma è la proprio la storia, non è Carpenter. In sì, quegli anni andavano i film di Marte, cosa era l'altro di Brian De Palma, Mission to Mars, Mission su tutti andavano su Marte, c'era il boom di Marte. Carpenter è questo. No, e poi qua chi c'era? Ice Cube, chi c'era? C'era un rapper, se non sbaglio, no? Ice Cube mi sembra. Ice Cube? Ice Cube, Jason Statham. C'era l'altra, la ragazza che aveva fatto Species, se ti ricordi, la bionda. Ah, sì, sì, sì. Species. Ok. E poi chi c'era? Mi sembrava, ricordo solo che c'erano questi vampiri essenze che guardavano con la visione, sai, tipo alla Predator, un po' strane, con la sì, chitarra metallara sotto. Strano, particolare, brutto. E qui ci ha messo mano lui nella colonna sonora? Non ricordo, tu ti ricordi? Mi sembra di sì, mi sembra, però non me lo ricordo. Quindi allora neanche quello proprio... ti è salvato. No, io l'ho proprio eliminato. Sì. Magari riguardandolo oggi lo apprezziamo per altre cose, però sì, io tantissimi anni, è da metà anni 2000 che non lo riguardo, basta. E cazzo, questo è del 2001, sono passati 20 anni. Sì, pessimo. Anche pessimo, perché poi da questo film al successivo... Vabbè, aspetta, io qui non ho inserito nel mezzo, e qui vorrei che ne parlassi tu perché l'hai visto di recente, uno degli episodi di Masters of Horror,
Vai, dimmelo tu. 2006 forse era, no? Era 2006 la serie, no, 2004-2005 o dal 2004-2006, insomma, era uscita prima all'estero. Infatti io mi ero preso i cofanetti nei video degli unboxing di quest'estate dei DVD, l'ho messo, vedi, ieri non l'ho ritrovati. E lui ha diretto due episodi nella prima stagione uno e nella seconda stagione l'altro. Io Cigarette Serie Burns mi ricordo, giusto? Quello è uno. Quello mi ricordo io, Cigarette Burn. sì. Burns. Serie ideata da Mick Garris che ha voluto riunire, infatti mi ricordo negli extra ci sono tutti loro attorno a un tavolo, Dario Argento, John Carpenter, che se la chiacchierano. Facciamo una serie horror, ognuno racconta una storia. C'era anche Joe Dante, forse? Mick Garris, Argento che ha Argento mi ricordo fatto. Jennifer, il film Jennifer, sì? A me era piaciuto Sì, Jennifer, mi era carino, sì. piaciuto. Ho rivisto un po' un Dario Argento che si Qualche diverte dietro la macchina da presa. Qualche lampo si è visto lì. lampo si è visto e poi Carpenter ne ha fatto anche lui, uno nella prima stagione, Cigarette Burns, nella seconda stagione che è arrivata anche in Italia. E ho scoperto che c'è anche il Blu-ray in Germania. Ho Addirittura. visto Cigarette Burn in Blu-ray, 1080p. Non so se hanno fatto tutta la stagione, ma quello di solo di Carpenter c'è. E nella seconda stagione ha diretto quello. Quella sugli aborti, che a me che c'era Ron Perlman anche, da attore, Sai che in forse non l'ho visto ospedale. quello, Infatti mi ricordo però che avevo preso i cofanetti insieme, me li ero sparati tutti appena usciti, e dopo Cigarette Burn, che è meraviglioso. no? Devo Cioè, rivederlo perché lo ricordo così poco. spiace che un prodotto per la televisione, quindi in 50 minuti, con i titoli di coda, è finito. Ma ne sarebbe venuto fuori, ricorda un po' il seme della follia, questa ricerca, questa investigazione, avrebbe fatto un lungometraggio bomba, Carpenter, bomba. Che per chi non l'avesse visto, c'è questo attore, c'è questo proprietario di cinema, cui la ragazza si è ammazzata, il padre gli ha pagato il cinema, gli deve dei soldi, che è un ricercatore di cimeli cinematografici. E c'è il nostro carissimo Udo Kier, grandissimo Udo Kier, che gli assegna di ritrovare la pellicola degli anni 70 di questo regista particolare che aveva fatto dei film normali e poi se ne è uscito con questo film La fine absolue du monde, la fine assoluta del mondo, che è stato proiettato solo una volta in un festival e durante il film, scoppio di violenza, accennano tanto nella puntata, sentivo l'odore del sangue, quindi immagini già che cosa possa essere successo in questo cinema. E lì il protagonista è Norman Reedus, che tutti conoscono solo per The Walking Dead, invece ha fatto tante altre cose agli inizi, tra cui anche The Boondock Saints, che il primo era carino, The Boondock, il secondo E lui Non l'ho parte a visto. questa caccia di questa pellicola maledetta che ricorda un po' dei Ring, insomma. Appena entri nel gioco inizia a vedere queste bruciature di sigaretta, proprio le vede lui, le bruciature di sigaretta nella pellicola significava che da lì a poco dovevano cambiare il rullo di cinepresa. Quindi quando il proiezionista vedeva il pip della bruciatura di sigaretta, tac, doveva far partire l'altro rullo e riavvolgere l'altro. E lui inizia a vedere queste bruciature di sigaretta, visioni contorte, poi la troverà o non la troverà questa pellicola. È meraviglioso, meraviglioso. Cioè, ri l'ho rivisto ieri sera, se volete c'è su YouTube, io cercando l'ho No, beccata su YouTube, qualità infima, vabbè, in italiano, se volete. no. Devo Meraviglioso. rivederlo. Mi hai fatto Meraviglioso. venire voglia. No, devo rivederlo per forza. Poi appena vedi proiettore, pellicola, io vado fuori di testa. Certo. Vince facile così John Carpenter. Però ottimo lavoro e recuperate Masters of Horror, che oramai sono passati tanti anni, manco uno se lo ricorda, ma ci Se non sbaglio, il sono. primo cofanetto è fuori catalogo proprio, sì. È da mo'. Ed era della CVD in Se non sbaglio, Italia, sì. mi sembra. Io avevo preferito quelli esteri. Perché qui non c'era il 5.1, mi sembra, e mancavano tanti extra. O Ah, forse non ok. c'erano proprio. Per quello avevo preso quelli esteri. Però recuperate Master perché ci sono veramente delle belle chicchette dentro. Se non sbaglio, è uscito anche in
nemmeno a rate è uscito, due cofanetti che parlavano del primo, della prima stagione, cioè il volume 1, volume 2, Mi e poi sembra di anche la sì. seconda stagione in due volumi, quindi Invece all'estero era uno per la prima e uno, uno per la seconda, però insomma. almeno del prezzo di metà di uno quelli italiani. Forse Certo, era anche per quello che avevo preferito l'estero. Non ci fatto facciamo bene, conoscere ogni come tanto, sempre. sì. Quindi invece ora passiamo all'ultimo film che ha girato nel 2010 ed era L'ultimo. The Ma piangi per il film o perché era l'ultimo? No, piango perché io voglio vedere altro di Carpenter, cioè dai. Lo so. Cioè, Anche perché continuiamo questa sempre non è gli stata proprio una stessi. degna conclusione, diciamo, eh? Il film è poco carpenteriano. L'ho visto solo È una volta. come Solo lo... una E volta. Solo una anch'io, volta. appena Era uscì 10 anni fa uscito l'ho visto, sì. in Blu-ray, mi sembra che era uscito da noleggiare. Forse l'avevo visto, sì, che lavoravo al Blockbuster, quindi. Non mi era Lavoravi lì? dispiaciuto. Lavoravo al Blockbuster, io ho lavorato al Ah, caspita. Blockbuster. Sì. Quindi te li Dopo. guardavi gratis i film? No. No, Ah, no, no. Però era anche brutto perché appena arrivava un prodotto io me lo compravo già. Quindi beh. esce la prossima settimana. Toh! Io ce l'avevo già a casa e la busta paga andava lì. Ma vabbè. Bello per metà. Le scene di paura, dovrei rivedermelo. E anch'io perché C'è anche la futura accusatrice come protagonista della E rovina vita di Johnny a Depp. Lambert, no? Sì, Amber Heard, c'è lei come protagonista. Cioè, dove fa paura le scene di queste ragazze in questo istituto psichiatrico e Carpenter funziona. Mi ricordo, una scena mi ero pure spaventato, mi ricordo. Faceva molta paura, però c'aveva più o non aveva più voglia. Eh O sì. non c'aveva più voglia, ma anche perché se sei sempre rifiutato da Hollywood, tu vuoi fare, ti rifiutano, ti rifiutano, ti rifiutano, ti rompi anche i cosiddetti Certo, dopo un po'. E infatti si è isolato, ha iniziato a fare la sua carriera da musicista, è venuto anche dalla mia zona a Torino a suonare, io me lo sono perso, ha fatto la sua serie di concerti in cui nuove canzoni, riadatta sui vecchi temi musicali. Veramente, veramente sì. bello. Su No, perché ogni YouTube, su tanto proprio vedo che esce YouTube. un album nuovo con The Lost, come si chiama? Ne ha fatti tre, mi Lost Temps. sembra. Lost Themes, è uscito il terzo. Sì. Proprio recentemente, forse Di era poco, intorno da ad poco, sì. Halloween. Me ne sono sentiti tutti, a me non spiace. Cioè, se vuoi sentire l'atmosfera Carpenter, che suona insieme a suo figlio, mi sembra. Ah sì, ho visto che anche il figlio ha preso Cody la strada. Carpenter, Cody Camperter, mi sembra che si chiama suo figlio, che hanno fatto anche la colonna sonora dell'ultimo Halloween Eh sì. Sì, 2018, sequel del primo, perché ci sono 6.000 linee temporali adesso con Halloween. quest'anno dovrebbe uscire Speriamo, l'altro. Sì. doveva già uscire a ottobre, doveva già È vero. uscire. Infatti hanno spostato di 2 anni, quest'anno il secondo. Sì. Speriamo. Io dico di no, anche Dici di perché no? non vorrei vederlo in streaming Halloween, Ma perché io penso che alla immagino. fine sarà l'unica alternativa. Ci arriviamo? Ma Vince? speriamo. Io in America ancora fanno streaming più cinema, quindi se vuoi l'opportunità ce l'hai. Da noi la vedo molto brutta, molto brutta. Faccio finta di essere positivo, dai. Dai, dobbiamo Non al esserlo, dai. Covid, non al Covid. No, Faccio no, finta di essere. assolutamente. In questo caso non più essere negativi, in questo senso. Però sì. E poi in fatto di colonna sonora a me è piaciuta. Lui si diverte, fa le colonne sonore. Cioè, Sì, ah. Sì, dell'Halloween è entrato anche come produttore. Ha dato l'ok al progetto. Io dico anche con ragione perché non è assolutamente male, secondo me, l'ultimo Halloween. Ti è piaciuto l'ultimo Halloween? No, mi è piaciuto. Dai, sì, dai. Se non sbaglio, con l'ultimo Halloween ha cancellato ciò che è successo dal secondo in poi, quindi non è più la sorella Tutto. di Michael Myers, insomma. Tutto ha cancellato. Non c'è più la figlia di Jamie Lee Curtis. Sì. E alla fine chi sopravvive è il terzo, perché è una storia a parte e sopravvive. Cioè lui può Infatti, infilarlo in l'unico che è chiunque. sempre
che non viene toccato è il terzo, praticamente. Sì, infatti, infatti. Ed è un peccato, giusto? Che, cioè, l'idea di Carpenter era quella di fare ogni anno un film ambientato nel periodo di Halloween. Che per me è un'idea bomba. Dai, in realtà sì. Se avessi iniziato così, bomba. Magari avessi iniziato con altre storie, e poi magari mano a mano avesse fatto un film con Michael Myers, sarebbe andato diversamente. Però ormai era troppo importante Michael Myers. Sì. Fosse stato subito dopo il primo, che era quella la sua idea, dopo il primo... Mm-hmm. Allora magari avrebbe potuto funzionare, però... Sì, ma ha lasciato quel finale aperto, quindi chiaramente non trovavano... Cioè, quando viene sparato Michael Myers e poi non viene più ritrovato sì. sul prato, chiaramente tutte uno si aspetta di rivederlo. Sì, sì, sì. È un po' come fare Independence Day 2 senza Will Smith, dai, non si può fare. Infatti, non si può fare, l'hanno fatto. L'hanno fatto. Se non sbaglio hanno tenuto Jeff Goldblum, se non sbaglio, sì. C'è. Ok, bellissimo. Invece Will Smith... C'è il figlio, c'è... che l'hai visto il 2? Sì, l'ho visto. E dovevano fare anche il 3 più una serie TV. Sì, hanno subito... Di cosa vuoi fare? Del nulla. C'è il nulla in quel film. Cioè, il primo perché stiamo divagando, sto divagando. Ma infatti, stiamo cambiando argomento. Poi parleremo di Ronald Emmerich quando... Sì. L'altra volta. Ho ancora una cosa da mostrare io. Sì, vai, vai. Dato che io sono fan di Batman, si evince da tutti in ogni mia puntata, John Carpenter ha scritto una storia sul Joker. Ed è uscita da qualche mese in Italia, cioè sono tante storie, la prima è scritta da John Carpenter. Caspita! Me la devo ancora leggere, è tutta scritta da lui. Tutta scritta da lui. Bellissimo. Quindi per tutti gli amanti, diciamo, dei film di Batman, questa è una vera chicca. Sì, scritta proprio da John Carpenter. Lui adora. Ma l'ha scritta di recente o uscito di recente? Nel senso, l'aveva già scritta in passato? È uscito di recente, qualche mese fa, fai anche forse quest'estate in Italia, ed era già uscito da un anno in America. Forse è uscito nel 2018 in America. Ah, ok, quindi comunque in quest'ultimo periodo. È arrivato in Italia, lo trovate, se lo volete lo trovate. John Carpenter, okay. Joker, una storia tutta sul Joker. Non te la sei fatta scappare. No. No. È l'unica cosa che fa John Carpenter. Fa musica e ogni tanto scrive un fumetto. Boh. Si diverte, fa quello che gli piace. Cos'hai di Carpenter ancora? Niente. Niente. Abbiamo terminato qui. Magari l'ultima domanda che possiamo farci è... Vedremo un altro Carpenter prima del suo... del suo figlio, diciamo... Sì. E poi comunque i soldi ce li ha, con tutti i soldi che si è fatto ultimamente con tutti questi sequel, se lo poteva autoprodurre un altro film, no? Sì, ma io penso che sia proprio stufo. Cioè, ormai vedo quando fa le interviste col figlio che crea musiche, cioè lo vedi proprio anche negli extra di Halloween, c'è? Dove crea la musica? C'ha il suo studio, il suo salotto a casa, si mette lì col figlio, ti piace? Non ti piace? È lì rilassato, la sua vita non l'ha fatta, continua a fare, insomma, va ancora, non fosse per il Covid, certo. Aveva già l'altro tour pronto per il terzo album, ma è lì tranquillo, chi glielo fa fare? Ma infatti. Poi dovrebbe girare in digitale, io non so quanto gli piaccia Carpenter girare in digitale. Infatti. No, per me, a meno che... puntata telefilm particolare, evento così, ma non al cinema. Qualche partecipazione, dici, no? Sì, sì, mai al cinema. Dicevano un sequel di Grosso Guai a Chinatown, c'è sempre questa voglia, anche tra noi fan, di vedere Kurt Russell e John Carpenter. Certo. Insieme, devono vivere insieme loro due. Però no. È finita un'era. Carpenter Russell è un po' come Scorsese, De Niro, insomma. Almeno Scorsese si è preso DiCaprio, almeno, vedi? Si è infatti, aveva... si è andato avanti, almeno. Invece Carpenter è rimasto lì. Dopo, è rimasto solo. Poverino, fa un film, fa successo, ne fa un altro, ci prova, buon flop. Sì. È sempre stata così la sua carriera, sempre. Altalenante. Sempre, sì. Però massima qualità sempre.
Va bene. Moreno, abbiamo rivisitato tutta la filmografia del maestro, quindi penso che per questa prima Ce l'abbiamo puntata. fatta anche a stare sotto l'ora, vedi? Sì, infatti, siamo sui 90 minuti, quindi siamo stati Avete bravi, dai. Infatti, un film da vedere, dai, avete un film. un classico film da 90 minuti. Sì. Se tu hai qualche altro intervento, altrimenti per questa prima puntata, Rifacciamolo, voglio sì, parlare ancora così, rifacciamo, assolutamente, rifacciamo. cambiamo argomento, poi decidiamo di chi altro parlare, anche cambiando genere, come vuoi. Ci ritroveremo presto, va bene? Assolutamente. Ma ciao a Ok. tutti, sayonara a Ciao a tutti. tutti. Sayonara.